In questo video scoprirai che cos'è e come funziona un'asta giudiziaria e cosa accadrà alla tua casa per via del debito. Ti sveleremo ciò che nessuno ti ha mai detto a riguardo e su come salvare la tua situazione debitoria. Pensa che in Italia, in questo momento, ci sono oltre 300.000 immobili e nei prossimi anni si arriverà ad oltre 1 milione di immobili solo pubblicati in asta. Quindi, se anche tu sei nella stessa situazione e anche la tua casa si trova già in asta o sta per andare in asta, quindi a breve sarà pubblicata in asta, guarda questo video perché ti parlerò di una soluzione per uscire dal debito che i creditori vorranno recuperare con la vendita dell'immobile in asta pubblica, quindi in modo forzato. Per le persone la casa è un punto di riferimento, ma per tante ragioni può accadere che gli imprevisti della vita, come perdita del lavoro, tasse elevate, debiti precedenti o imprevisti della vita, mettono a dura prova una famiglia, mettendola in difficoltà economica. E quello che succede è che i creditori si attaccheranno alla tua casa. Questo accade quando? Accade quando, dopo aver ricevuto un prestito, non riesci a restituire la somma di denaro che queste banche o finanziarie ti hanno prestato. Attraverso il tribunale proveranno a recuperare questi soldi grazie alla vendita forzata in asta. Ecco cosa accade quando la tua casa finisce definitivamente nelle mani del tribunale e quindi viene venduta all'asta. Supponiamo che avessi in questo momento un debito di 100.000 euro. Le prime due aste generalmente vanno deserte, ma alla terza asta la tua casa, supponiamo che viene venduta 40.000 euro, perché devi sapere che a prescindere dal debito viene attribuito un valore alla tua casa ed ogni asta deserta si deprezza del 25%. Quindi diciamo che il debito è di 100.000 euro in questo esempio. La casa, a seguito di due aste deserte, alla terza viene aggiudicata 40.000 euro. Cosa succede? A questo punto, apri bene le orecchie, dovrai restituire ancora 60.000 euro, perché il tribunale ne incasserà 40, ma tu hai un debito di 100. La differenza, in questo esempio, 60.000 euro, li dovrai restituire. Ma una cosa che nessuno ti ha detto è che ci sono i costi del tribunale, che in questo caso, nell'esempio, si aggirano a 30.000 euro. Quindi hai un debito di 60 residuo più i costi del tribunale che vengono addebitati appunto al vecchio proprietario, quindi al debitore, fa un totale di 90.000 euro. Questa è la somma rimanente nonostante la vendita della casa in asta. Insomma, alla fine di tutto, dopo aver perso la casa, dovrai restituire ancora una montagna di debiti. Facciamo un resoconto. Debito iniziale 100.000 euro. Vendita all'asta 40.000 euro. Debito residuo 60, perché è la differenza tra 100 e 40 della vendita. A questi ci dovrai aggiungere circa 30.000 euro per un debito totale di 90.000 euro. Come vedi, nonostante i 100.000 euro iniziali, nonostante aver venduto la casa, perché il tribunale la vende in maniera forzata, il deprezzamento ti porta ad avere ancora un debito molto molto alto. Quindi, dopo aver perso la casa, ti ritroverai con ben 90.000 euro di debiti che matureranno nel tempo per via degli interessi e generalmente nell'arco dei 5 anni successivi il debito raddoppia e in questo caso, come puoi vedere, diventa 160.000 euro. Ben 160.000 euro, nonostante tutto. Allora, una cosa da chiarire è che vendere la casa non basterà più, perché innanzitutto i creditori vorranno vantare quei 90.000 euro di cui ti ho mostrato nell'esempio e successivamente non si fermeranno praticamente davanti a nulla e attaccheranno in maniera lecita innanzitutto lo stipendio. Quindi questa sarà una delle prime cose che prenderanno se hai uno stipendio. Poi qualsiasi altro bene a tua
disposizione o addirittura disposizione dei garanti, perché se ci sono dei garanti, la vendita in asta funziona nella stessa maniera. Quindi questi soldi che rimangono, comprensivo di spese e residuo, li dovranno poi pagare i garanti. Inoltre, una cosa aggiuntiva è che con la vendita dell'immobile in asta sarai escluso per sempre dal ricevere qualsiasi tipo di prestito o addirittura, ovviamente, dall'emettere assegni. Insomma, ti aspetta certamente una situazione insopportabile, e lo capisco benissimo, è difficile da affrontare. La soluzione esiste, ovvero saldare tutti i tuoi debiti prima che i creditori possano portarti via anche tutto il resto, lasciandoti comunque in un mare di debiti. Soluzione: se non hai i soldi per saldare i debitori, esiste, e questa è la novità, ovvero aste giudiziarie strategy. Cosa facciamo? Acquistiamo da creditori e dalle banche, direttamente da loro, in accordo con il proprietario di casa, quindi con te, l'immobile che è all'asta o rischia di andarci. E lo facciamo con l'accordo di azzerare completamente il debito, liberandoti completamente dal debito per restituirti finalmente la serenità di una volta. L'obiettivo è quello di acquistare l'immobile prima che venga venduto in asta e venderlo successivamente dopo aver tolto tutte le ipoteche. Chiaramente il vantaggio per creditori e banche è quello di incassare più velocemente soldi liquidi e per il debitore ovviamente di liberarsi per sempre dai debiti. Però vediamo qual è la differenza. Innanzitutto, senza il nostro intervento perderai comunque la casa, perché sarà il tribunale a venderla. E ti rimarranno però, come ti ho mostrato nell'esempio di prima, una montagna di debiti da dover affrontare nonostante la vendita appunto della casa. Con AGS invece la casa diventa di nostra proprietà, ma lo faremo con la garanzia che ogni singolo debito ti venga completamente cancellato, quindi azzerato per sempre. Quindi decidi di avere una montagna di debiti e di soldi da dover dare per sempre, oppure azzerare completamente ogni singolo centesimo di debito per vivere serenamente e non avere più nessuno a cui dare i soldi? Ciò di cui hai bisogno è un documento che tecnicamente si chiama rinuncia agli atti. Questo documento sarà rilasciato dal giudice grazie al nostro aiuto, in modo tale da liberarti dall'inseguimento dei creditori per sempre. Qualcuno ti dice che non si può fare perché la tua casa è già all'asta, perché non ci sono rischi, perché è impossibile che qualcuno ti tolga il debito. Non credergli, perché lo abbiamo già fatto con decine di altre persone, decine di altri clienti. E il nostro team tecnico legale specializzato garantisce questo risultato, perché possiamo assolutamente raggiungere questo accordo per la cancellazione di ogni tuo singolo debito. Sostanzialmente, se hai la casa in asta o sta per andarci perché non riesci più ad affrontare tutte le spese, quindi la rata del mutuo, non esitare a compilare il modulo che troverai qui sotto al video cliccando sul link. Con la massima discrezione ti diremo se la tua situazione potrà essere gestita e risolta. Compila il form qui sotto senza perdere tempo, rispondi alle domande, perché purtroppo le opzioni stanno per finire.